L'esperto fischietto Gabriele Dolci a dirigere una gara molto importante per la zona bassa della classifica del girone B del campionato di prima categoria tra il Pietrafitta e il San Nicolò. Solito tifo colorito e colorato da parte della tifoseria del Pietrafitta per sostenere i propri giocatori, oggi in maglia gialla con pantaloncini blu, invece il San Nicolò in maglia bianco con calzettoni verdi. Andiamo alle immagini della partita, perché magari ecco, abbiamo le bandiere davanti che però si placano. Occasione per il Pietrafitta con questo tiro di prima intenzione di Aquili parato dal portiere Di Claudio, con conclusione abbastanza centrale. Ancora Pietrafitta, imbucata ottima, il tiro che però colpisce il palo, davvero ottima questa opportunità. Ancora il calcio di punizione per i padroni di casa, esce non benissimo Di Claudio, ma in qualche modo si salva la retroguardia del San Nicolò. Ancora il Pietrafitta a spingere a destra con la palla messa in mezzo, esce Di Claudio, non trattiene il pallone, poi è bravo a rialzarsi subito e a bloccare il tentativo di ribattuta. Ancora il Pietrafitta, lancio lungo, poi il tiro, la deviazione, palla che si stampa su un palo, ma davvero padroni di casa molto prolifici in questa circostanza. Prova a spezzare l'egemonia il San Nicolò con questo tiro cross, intervento non perfetto della difesa di casa, bravo il portiere Bianconi, attento ad abbrancare il pallone. Calcio di punizione dalla distanza, qui l'arbitro però ferma tutto per una posizione irregolare da parte del giocatore che ha calciato. Ancora il Pietrafitta, non si sbloccherà, ve lo dico subito, il risultato per quanto riguarda questo primo tempo, nonostante le diverse occasioni da rete, soprattutto confezionate dal Pietrafitta. Qui ce n'è un'altra, lancio lungo, esce Di Claudio all'avventura, viene superato dall'attaccante del Pietrafitta che poi si porta in area di rigore, bravo ad accentrarsi, il tiro deviato, poi ancora Di Claudio che dice di no all'ottima iniziativa da parte di Milletti, poi ancora il Pietrafitta, ma l'arbitro dice che può bastare così per quanto riguarda i primi 45 minuti con il punteggio inchiodato sullo 0-0. Con le immagini passiamo alla ripresa con il Pietrafitta, subito pericoloso, il tiro da buona posizione, palla che non inquadra lo specchio. Ancora la squadra di casa di mister Silvestrini che va ad entrare in area di rigore e a provare questa conclusione ancora con Aquili, bravo l'estremo difensore a parare. Prateria davanti al giocatore del Pietrafitta che non può sbagliare, e così Aquili dopo tante occasioni al 27esimo porta in vantaggio la propria squadra quando trasforma questo gol solo davanti a Di Claudio. Sembra un incubo scacciato per quello che concerne il Pietrafitta, invece vi ricordo gol del vantaggio al 27esimo e al 34esimo però arriverà il gol del pareggio del San Nicolò. Si tratta, vedete, l'arbitro che concede il calcio di rigore, francamente non siamo riusciti a vedere bene, va sul dischetto Guarino e al 34esimo fa 1-1, dunque per ristabilisce le distanze. Ma non è finita qui, perché al 44esimo il Pietrafitta trova il gol del vantaggio, calcio di rigore nettissimo concesso dal direttore di gara, quantomeno un intervento un po' fuori luogo, questo poteva un attimo temporeggiare il giocatore del San Nicolò, va sul dischetto Marchesini e realizza il gol che sarà anche il gol della vittoria del Pietrafitta sul San Nicolò per 2-1. Diciamo vittoria molto importante che purtroppo però regalerà poche chance al San Nicolò nella lotta per la salvezza, praticamente nulle, quella per cercare di raggiungerla senza i play-out. Pietrafitta batte San Nicolò 2-1. Adesso andiamo a vedere comunque i festeggiamenti finali, eccoli qua, vedete tutto il Pietrafitta che va a salutare il pubblico locale, e andiamo adesso a sentire negli spogliatoi che cosa ci dicono i protagonisti. Nel primo tempo penso che abbiamo fatto un'ottima partita,
Abbiamo solo sbagliato qualche gol che si poteva fare, anche abbastanza semplici, però abbiamo approcciato bene la partita. È una partita importante sia per noi che per loro, perché ci stiamo a giocare la salvezza e quindi dovevamo approcciare bene la partita. Poi il secondo tempo, un po' anche il caldo, un po' anche loro che hanno provato a attaccarci un pochino più, siamo andati in difficoltà, siamo andati in vantaggio, poi dopo hanno pareggiato loro sul rigore, secondo me un po' discutibile, però ci può stare. E poi dopo siamo andati in vantaggio noi, è stata una bella partita, penso, tra due squadre che stanno giù lì a giocarsi la salvezza, e per noi era importante portare a casa i tre punti, perché ancora la matematica non è che ancora la matematica non c'è, però secondo me abbiamo fatto un bel passo avanti per la salvezza e penso che il pubblico, i giocatori si meritano questa salvezza, perché dopo tanti anni siamo ritornati in prima e 4 anni fa il Pietrafitta nemmeno esisteva e quindi abbiamo fatto un bel percorso di crescita grazie alla società, ai giocatori e al pubblico. Quindi penso che se alla fine del campionato ci salviamo direttamente, abbiamo fatto un ottimo campionato. Allora sì, diciamo che il Pietrafitta all'inizio è partito meglio, ci ha avuto 2 se non 3 occasioni pulite, 2 pali, sono partiti meglio, poi dopo noi siamo un pochino assestati, siamo riusciti a prendere un po' le distanze e è venuto fuori quel gol su una ripartenza che ci ha un po' tagliato le gambe, però abbiamo avuto la forza di reagire, pareggiare e dopo l'episodio, diciamo, culmine della situazione del rigore a favore del Pietrafitta è nata da una ripartenza, un calcione volontario da parte di Marchesini, se non sbaglio, su un mio giocatore che non è stato fischiato dall'arbitro, e da lì invece che espulsione c'è nata l'azione del rigore, che senza ombra di dubbio era netto, quello nulla da eccepire, e però dispiace, anche se come risultato per quanto ci riguarda sarebbe stato comunque insufficiente anche un pareggio, perché non è che avrebbe fatto chissà che cosa ai fini della classifica, però per il morale venivamo qui un po' rattoppati, avevamo un po' di assenze tra infortuni e altri motivi, però purtroppo ecco, una partita anche forse condizionata dal primo caldo, ritmi bassi, ma penso che possa condividere anche il mister con me che fosse stato un pareggio era il risultato più giusto.